Ragazzi, siamo qui dalla Croce Bianca, dalla sede della Croce Bianca per questa giornata dove Donation Italia si presenta il nuovo direttivo e il nuovo anno 2019 con il tesseramento. Presentiamo questa giornata eventi nuovi e nuove possibilità di stare tutti insieme e cercare di migliorare. Come aveva anticipato il nostro amico Stefano, siamo qui alla sede della Croce Bianca di Salerno, in via Generale Clark numero 5, all'interno della struttura della Regione Campania, e accogliamo Donation Italia, dalla quale all'inizio della loro nascita ospitiamo e collaboriamo per le loro attività sociali. Come ha sempre anticipato il nostro amico Stefano, noi domani 19 maggio saremo in una bellissima location al ristorante Pizzeria Giardiniello sulla litoranea di Ponte Cagnano, dove abbiamo organizzato con grande piacere una pizza sociale nella quale interverranno Veronica Show e anche Felice D'Amico, il maestro Felice D'Amico, per quanto concerne il tema importante della violenza sulle donne, nella quale noi abbiamo partecipato ad un bando con tantissime altre realtà italiane, quasi 172 progetti, arrivando terzi in Italia, sul, come abbiamo detto, il tema delle donne, realizzando ovviamente tutto quello che concerne il sostegno psicologico, sociale e legale per quanto riguarda le donne, ma non solo. E ovviamente abbiamo realizzato un qualcosa di nuovo, innovativo, che è un'app per migliorare la comunicazione verso coloro che hanno un attimino un po' di remore ad iniziare a denunciare questo problema importantissimo, che è una grande piaga oggi in Italia, poiché la maggior parte degli omicidi attualmente che si vengono a conoscenza sono quasi tutti femminicidi. Quindi vi aspettiamo domani 19 maggio alle ore 20 a questa serata e buonasera a tutti. Siamo nati da poco nel nostro territorio, contiamo ben 150 soci. Come prima esperienza associativa abbiamo fatto delle convenzioni con le attività commerciali sul nostro territorio, dove tutti i commercianti sono associati con noi e tutti i nostri soci possono usufruire delle convenzioni con tutti i commercianti, avranno degli sconti in tutti i commercianti. Tante sono le cose messe in campo dalla nostra associazione. Oggi sono qui, ringrazio Luigi Bisogno per l'invito, è la prima volta che mi ritrovo qui a Salerno con lui. Abbiamo fatto altre cose insieme, altri progetti e spero di continuare con lui in questa grande famiglia. E da 3 anni curo l'evento Blind Pottery Light. Blind Pottery Light è un evento per avvicinare, diciamo, le persone con situazioni non vedenti, ipovedenti, al mondo dell'arte, viste le difficoltà che si presentano in città durante il periodo delle luci d'artista. Le difficoltà che si presentano a Salerno in città durante il periodo delle luci d'artista, cioè, ho pensato sarebbe uno dei primi di far realizzare già dal primo anno delle tavole in ceramica per un percorso adatto in un museo. Nei primi 2 anni le tavole sono state realizzate dalla Bottega Salernitana, che si trova nel centro storico, che è Bottega d'Arte, e dall'anno scorso invece la presento con Donation Italia e con Anna Ferrara, che è la mia compagna. L'anno scorso abbiamo scelto come personaggio il Piccolo Principe, quest'anno abbiamo scelto Pinocchio, e infatti le tavole adesso fino al 2 giugno sono esposte al Parco Pinocchio di Collodi, a Pescia in Toscana. Oggi vi presento il progetto Il mondo che vorrei, che è un progetto sull'accessibilità. L'abbiamo portato alla scuola Posidonia di Torrione, è stato un successo per 7 classi di seconda media inferiore e abbiamo parlato di barriere architettoniche, di barriere mentali, di accessibilità ai luoghi pubblici, ma soprattutto di fruibilità degli spazi comuni. Il progetto si articola in diverse fasi, c'è una parte di gioco e una parte di realizzazione del mondo che vorrei, cioè di una vera e propria microcittà fatta con il Lego. Contiamo di
rifarlo presto in altre scuole e puntiamo sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Attraverso l'arte veicolano messaggi culturali e sociali. In questa occasione siamo nei locali della Croce Bianca, dove l'Associazione Nazionale Donation, un'organizzazione che sensibilizza alla donazione del sangue e degli organi, sta facendo la sua conversione. Le tante associazioni che operano con le opere un lavoro veramente donate dagli artisti importantissimo e spesso sono per un progetto molto interessante. In effetti queste opere, noi non li vedremo mai, il lavoro che venduto fanno, di queste opere va devoluto alle associazioni bellissimo, importantissimo, di cui e purtroppo questo Donation, lavoro spesso viene anche sostituito il presidente Luigi Bisogno, pensavamo di organizzare una collezione. Quindi questo settore diventa veramente quel momento che a volte dà delle risposte. Le opere esposte sono sia di artisti salernitani, pongo un grande accento sul lavoro che facciamo tutti sia quanti, di artisti perché a volte si dedica più tempo. Il progetto è partito l'anno scorso con una grande esposizione alla stazione marittima di Salerno disegnata da Zadid, dove molti artisti hanno partecipato, 102 artisti. Molti di questi artisti ci hanno donato queste opere che vanno in un progetto che si chiama Expo Street Pop Art Abbattiamo gli Egoismi. Questa è solo una presentazione, ma il vero progetto partirà fra pochi mesi, dove attraverso queste strutture sono a deposito alla stazione marittima, sono strutture dove noi possiamo lavorare in mezzo alla gente, perché gli eventi si chiamano Expo perché sono ciclici, street perché tutto quello che avviene di bello avviene in strada, pop perché li facciamo con la gente e arte perché arte. Quindi questa presentazione è la partenza per poter poi per sviluppare questo lavoro che diciamo è sempre abbiamo uno slogan: se l'arte è viva si interesserà della vita, e noi con l'arte e i nostri artisti ci interesseremo dei problemi, anche problemi di volontariato, persone disagiate, questo è il nostro scopo. Oggi siamo qui e sono felicissimo. Ringrazio Donation che ci ha invitato, la curatrice è la signora Anna De Rosa. Di quello che è stato quest'anno insieme e di quelle che sono state le bellezze di quest'anno di attività, tant'è vero che appunto parlando di bellezze io ringrazio che è presente in sala sia Angelo Lazzano dell'associazione Art Experience e sia Anna De Rosa, perché hanno allestito stamattina alle ore 9 questa piccola ma molto bella mostra, proprio per continuare diciamo quel discorso nel quale per noi la bellezza di stare insieme non è soltanto un discorso legato al momento sociale in sé, ma un discorso nel quale in maniera generica e a 360 gradi noi intendiamo tutto bellezza, quindi arte, amore, il dono. Donation Italia, quindi, come sappiamo tutti, nasce appunto per promuovere la cultura del dono inteso a 360 gradi, e dono inteso come ogni cosa può essere donata, la propria arte, la propria professionalità, come stanno facendo anche gli associati qui e come fate anche voi. E donare su tanti temi. Noi abbiamo affrontato giornate di sensibilizzazione sociale, abbiamo affrontato questioni legate alle politiche sociali e giovanili anche di Salerno. Questa grande organizzazione da dove nasce, come nasce, perché nasce? Donation Italia nasce innanzitutto per creare una casa giuridica sostanzialmente a quello che è stato il nostro evento più grande, ovvero il Festival del Dono, abbiamo così chiamato, che dona con amore, cioè ovvero un festival nel quale in 6 anni, quindi nasce prima il festival e poi l'associazione, è un festival nel quale noi nella giornata di San Valentino, ovvero il 14 febbraio, invitiamo tutti quanti, associazioni, studenti, e dicevo insomma
Il 14 febbraio, il contesto nel quale, appunto, giornata di San Valentino, quindi giornata degli innamorati, dona con amore, questo, insomma, c'è stato tutto un grande studio alle spalle, e in quell'occasione, ma ci eravamo trovati per caso, diciamo, a leggere, ad apprendere dai giornali una delle solite emergenze, ovvero quella di donare il sangue, che da lì capimmo l'importanza di donare il sangue, di stare insieme, di sensibilizzare su questo tema. Da quel momento è nato un vero e proprio festival e siamo riusciti man mano ad aggiungere varie associazioni. Nel giro di 6 anni, così non ve la faccio troppo lunga, nel giro di 6 anni questo festival, grazie all'associazione Erasmus ESN, Erasmus Student Network di Salerno, di cui il presidente poi diventò presidente nazionale, siamo riusciti a portare questo format a livello nazionale. Quindi il 14 febbraio, dalla terza edizione in poi, ha coinvolto altre 20 città italiane oltre Salerno, 12 comuni della provincia di Salerno, circa 21 città, se non sbaglio, 21 città d'Italia, dalla Sardegna, quindi siamo stati a Pisa, Cagliari, Catania, Trapani, Roma, cioè, insomma, comunque sono tante, poi sono tutte sul sito, e quindi qui abbiamo compreso l'importanza, come appunto spesso ci diciamo tra noi, della rete. Quindi ecco, questo è proprio la rete che funziona, quindi un semplice format, una semplice idea che è nata e partorita da Salerno, è riuscita a coinvolgere 20 città italiane, e dalla quinta edizione siamo riusciti ad essere anche a Madrid. E l'anno scorso, grazie a Kalina, che è qui con noi, del Centro Italiano Bulgaro, siamo riusciti a coinvolgere anche Kazalak, che è la città delle rose in Bulgaria. Quindi in così poco tempo siamo riusciti già a creare un festival che ha raggiunto e superato i confini nazionali. Da questo evento poi abbiamo avuto tutta una serie di riconoscimenti, quindi siamo usciti su tutte le testate nazionali, abbiamo ricevuto un premio nazionale dall'associazione JCA Italia, 2 estati fa raggiunse a Salerno l'allora presidente del Parlamento europeo, l'onorevole Antonio Tajani, col quale appunto, diciamo, c'erano nelle sue intenzioni quello di provare a fare in modo che questo format andasse in Europa, cioè a Strasburgo, quindi insomma avesse, diciamo, anche il patrocinio dell'Unione Europea. Quindi insomma abbiamo messo veramente delle basi, direi, molto interessanti. Poi ci siamo accorti che comunque sostanzialmente trattare solo forse la questione del sangue poteva essere un po' limitante, quindi ci siamo allargati. E da qui elenco rapidamente un po' le varie iniziative. Abbiamo avuto ben 3 edizioni di Blind Pottery Light, ovvero una mostra d'arte tattile narrativa dedicata a persone non vedenti ed ipovedenti, che è stata, vi posso assicurare, è stata una delle prime mostre del sud Italia.